Vicino alla Fontana Luminosa si trova un antico monastero agostiniano di suore di clausura, intitolato a Sant'Amico. La sua fondazione risale al 1300 e la struttura ha avuto numerose modifiche fino ai primi del Novecento. Il monastero, ancora in attività, vero scrigno di opere d'arte, è custodito anche un prezioso organo costruito nel XVII secolo e attribuito a Luca Neri, il costruttore che, originario di Leonessa, ha realizzato veri capolavori in cattedrali, chiese e monasteri di tutto il centro Italia. Il restauro della chiesa, portato a compimento da pochissimi anni, ha restituito anche il prezioso restauro che torna a risuonare nell'ambito della rassegna organistica promossa dalla Società Aquilana dei Concerti Barattelli, in collaborazione con l'Istituto dell'Organo Storico Italiano, giunta alla 22ª edizione. L'appuntamento presso il monastero Sant'Amico è per lunedì 16 luglio alle ore 21:30 con l'organista Luca Scandali. Nato ad Ancona, si è altamente specializzato nel repertorio organistico, vincendo numerosi concorsi nazionali ed internazionali. Attualmente è titolare della cattedra di organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Musica Morlacchi di Perugia. Il concerto sarà introdotto dall'organista Armando Carideo. Con l'Istituto dell'Organo Storico Italiano è collaboratore privilegiato per i tanti lavori che dagli anni 90 in poi sono stati realizzati dalla sovrintendenza competente per salvaguardare il patrimonio degli organi storici della città dell'Aquila e del suo circondariato. L'ingresso è libero ed è occasione per tornare a vivere un luogo suggestivo nel cuore del centro storico della città.